Questo è il programma Preghiera per i Partner. Sostenendo l'opera di Dio, voi dovete sapere che quando diventate collaboratori della missione, una benedizione scende su di voi. La preghiera per i partner è ciò che sta cambiando la vita di centinaia di migliaia di persone oggi. Ciao a tutti, questo è il programma Preghiera per i partner. Sapete, ogni partner, collaboratore, è una persona che Dio guarda con il desiderio di benedire quella persona. Ci sono dei principi, quando risparmi denaro per donare, non toccare quei soldi. Anche se ti hanno benedetto personalmente con il denaro, tu affidati a Dio e dai tutto alla Chiesa, come era nella prima Chiesa, quando gli apostoli dimoravano nelle parole di Dio e nella preghiera. C'erano 7 diaconi che aiutavano dei bisognosi, però da soli non potevano decidere nulla, perché tutto quello che appartiene alla Chiesa è consacrato, perché appartiene a Dio. E vi voglio dire, amici, guardate, è una cosa molto importante, davanti a Dio bisogna essere puri. Davanti a Dio bisogna essere sinceri. Se stiamo offrendo a Dio quello che hanno dato a noi, non dobbiamo pensare che è nostro, anche se molte persone piacerebbe pensarla così. Ma ascoltate, sta succedendo la cosa più terribile. Per questo i figli di Israele non hanno potuto resistere ai loro nemici. Leggo ancora. Per questo i figli di Israele non potevano resistere ai loro nemici, perché amici, perché fratelli e sorelle carissimi, perché appena una persona disubbidisce nelle offerte, appena una persona disubbidisce nelle donazioni, non può resistere ai suoi nemici. E sapete chi sono i nemici dell'uomo? Sono le malattie. I nemici dell'uomo sono i demoni. I nemici dell'uomo sono la povertà. I nemici dell'uomo sono i problemi. I nemici di una persona sono alcune circostanze che si accumulano contro di lui. E sapete, per evitare tutto questo che accada all'uomo, una persona ha bisogno, come Giosuè, di essere puro e di non comportarsi mai come Acan, che ha perso tutto quello che apparteneva a lui e ha messo sotto la maledizione tutta la famiglia e il popolo. Ora conosciamo queste regole. Prima cosa, mettere da parte le decime. Seconda regola, dovete decidere la misura delle vostre donazioni. Ed io, amici, ho iniziato con 10 euro, poi sono passato a 20, a 50. Amici, io sono arrivato, immaginate, a 100 euro. È arrivato il giorno quando io ho cominciato a donare 100 euro a settimana. Ed è stato il momento più duro e complicato della mia vita, il momento della lotta. Ma io sono rimasto fermo, ho fatto questo percorso, era molto importante per me rimanere fermo e ad ogni costo donare quei 100 euro. La scrittura parla della decima e dell'offerta, quello che ora chiamiamo offerta di partner. Io donavo la decima e offerta, cioè la partnership, e anche gli altri 100 euro. E sapete cos'è successo? E quando ho resistito, mi è sembrato che Dio ha messo un patto tra me e Lui, che io non ritornerò più a quelle condizioni di prima, perché prima io vivevo nella povertà. Però dopo sono diventato una persona che ha cominciato a crescere e vivere nell'abbondanza. Penso che per noi, per voi, sia stata interessante questa storia di Giosuè e anche quello che è successo nella mia vita. E oggi vi voglio dire con certezza, amici, che esiste prosperità dal cielo. C'è denaro che viene da Dio e c'è la salute che viene da Dio. Dovete sapere che c'è uno spirito di prosperità, c'è uno spirito di salute e c'è uno spirito di potere. Eppure, amici, c'è lo spirito dell'infermità, c'è lo spirito della povertà. Isaia, capitolo 61, dice chiaramente: lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per predicare una buona notizia ai poveri. Prima di tutto, poi dice,
mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, ma prima di tutto, dice, mi ha inviato per predicare buona notizia ai poveri, né per guarire, né per predicare, soltanto portare la parola. Per portare la parola devi avere quello spirito su di te, lo spirito del Signore su di me. Solo una persona del genere può predicare. E voglio dirvi oggi, siete il partner, siete collaboratori. E io vi dico, nella vostra vita dovete muovervi in modo per avere la crescita. Arriva un momento in cui Dio vuole cambiare la tua mentalità. Della mentalità parleremo la prossima volta, dove imparerete i segreti. So che i programmi preghiera collaboratori per la missione sono programmi in cui la vita... So che i programmi preghiera per i partner sono programmi in cui la vita di ogni partner, collaboratore, si cambierà. Ma che il denaro venga da te a Dio. Quando succede questo, tu rimani ubbidiente come Gesù è. Se tu stai cercando il denaro solo per ricevere, peccherai come Acan. E ringrazio Dio, amici, perché vedo come lo spirito di prosperità opera realmente sulla vostra vita. Può soffermarsi sulla vita di ogni persona. Ora siamo qui, in questo studio, in questa villa. E sapete, questa villa costa un sacco di soldi, decine di milioni di dollari. Abbiamo vissuto una storia incredibile. Un giorno mi sono svegliato al mattino e improvvisamente ho sentito il desiderio irresistibile di salire su una barca e uscire nell'oceano. E perché siamo amici di tutti i pescatori della nostra comunità, hanno subito dato la barca per noi. Victoria e io siamo stati messi in una barca e siamo partiti. Mentre navigavamo sulla barca, una delle persone del posto, un balinese, dice: per favore, devi incontrare una persona oggi, perché vuole davvero vederti. E mi ripeteva questo, probabilmente per un'ora, e mi ha mostrato anche alcune foto. Non parlava bene l'inglese, quindi non capivo cosa voleva dirmi, ma per rispetto ho detto: va bene, però non volevo andare. Vittoria ed io siamo andati in una villa. Ne abbiamo visto un vecchietto di 86 anni. Era italiano. E questo signore disse: ragazzi, mi hanno parlato di voi. Il mio cuore è così aperto per voi. So che tipo di persone siete. So come pregate per le altre persone. Sapete, qui stanno parlando di come la potenza dello Spirito Santo si muove attraverso le nostre preghiere. E dice: ho tre ville e questa è la migliore. Curala, è molto impegnativo per me, non ho le forze per farlo. Voglio dartelo, potete vivere qui. All'inizio pensavamo che tutto questo fossero soltanto chiacchiere, o questa è un'ossessione temporanea o qualcos'altro, ma è stato incredibile che abbia firmato un contratto con noi e ora noi viviamo in questa villa. È così bello qui. Si trova proprio sulla riva. Il suo cortile si affaccia sull'oceano. C'è un territorio enorme qui. Ci sono persone che vorrebbero affittare questa villa per un giorno e costerebbe a loro diverse migliaia di dollari in un giorno, ma è impossibile affittarlo. Ma sapete una cosa? Vittoria e Dio non viviamo più lì. Anche se passiamo più tempo qui che sulla nostra villa, nel nostro hotel che Dio ci ha dato qua vicino, noi viviamo sulle isole. Lo spirito di prosperità, e così vi sto raccontando tutto come è iniziato. Tutto è iniziato con il fatto che ero stabile. Secondo, sono onesto e non ho toccato il denaro di Dio. E terzo, donavo sempre di più perché credevo in Dio. E la benedizione cominciò a sgorgare sulla nostra vita. Dio mi ha rivelato cose molto importanti.
di cui vi parlerò nelle prossime trasmissioni. Ed ora vorrei pregare per voi, cari collaboratori, affinché Dio vi guidi, affinché non peccate mai, mai come Acan. Acan peccò. E la scrittura dice: per questo i figli di Israele non potevano resistere ai loro nemici. Vedete, poi arrivano i guai, le malattie, poi arriva la sfortuna. E l'uomo non può resistere perché è sconfitto dal diavolo. Sapete, non importa cosa succede nella vostra vita, Vittoria e io vediamo che Dio ci dà la vittoria ovunque. Ed Egli aiuta a sopravvivere, ci dà la vittoria, aiuta a essere vittoriosi e prepara il pasto per i nostri nemici, perché facciamo come dicono le scritture, in purezza e santità. Quindi, ora in questo punto avete delle domande, so che stanno emergendo, scrivimi. Ti prego, inviami un'email e vedrai un numero di telefono. Scrivimi e fammi delle domande e risponderò alle tue domande. Ma ora voglio pregare per i miei partner, collaboratori. Voi sostenete l'opera di Dio e devi sapere che quando sei un partner ti arriva una benedizione. Se vuoi avere una benedizione, diventa un collaboratore. Se vuoi avere una benedizione, diventa una persona che semina il suo denaro nell'opera dello Spirito Santo. E ora prego per voi, Spirito Santo. Spirito Santo. Toccami. 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 Sto dicendo a qualcuno ora, devi sottomettere la tua vita a Dio ora. Devi sottomettere la tua vita finanziaria a Dio. Dico anche a un altro. Devi mettere in ordine la tua vita personale, cioè intendo la vita intima personale. Sei un collaboratore, ma vivi nel peccato, e la tua relazione non giustifica il tuo peccato. Devi allineare la tua vita ora, proprio ora, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio in questo momento. Spirito Santo, tocca, parla. Tocca, parla, tocca, parla. Oh mio Dio, alleluia, alleluia. Onora al Signore. Sto parlando nella vita di una persona che in questo momento riceve il cuore nuovo. Onora il Signore, onora il Signore. Onora il Signore con la tua vita, con la tua santità, con la tua decima, con il tuo atteggiamento, con la tua collaborazione, i tuoi sacrifici. Proprio ora, Spirito Santo, tocca Dio. Ti proteggo dai benefici. Benedici, benedici, benedici. Ti chiedo, Signore, ora che la tua potenza cambia ogni vita. Cari amici, lì dove dovete cambiare le vostre vite, sottomettere la vostra vita alla parola, e allora vedrete come la grazia viene come in voi umilmente, come il perdono arriva al pentimento. Pentitevi e credete. Non dice solo credete, dice pentirsi e credere, cioè la vera fede in Dio non esiste senza pentimento. Quindi oggi dovete sottomettere la vostra vita a Dio e siate stabili in donazioni, qualunque cosa vi costi. Proprio questo cambia il tuo cammino, questo è ciò che ti rende non debole, ma forte contro i tuoi nemici. Che la gloria di Dio venga nella tua vita. Preghiera per i collaboratori è ciò che cambia la vita di centinaia e di migliaia di persone oggi. Io vi benedico. Cari amici, ricordate che il programma Tempo
È un programma dove accadono i miracoli, dove insegniamo, dove preghiamo, dove succedono le guarigioni del corpo e le guarigioni dell'anima, dove si stabilizza la tua area finanziaria, dove guariscono le famiglie. Il Signore vi benedica abbondantemente. Vi benedico, vi amo tutti. Amen.